qua con gli udisti perché è con noi una persona che è da molto che aspettiamo, il dottor Enrico Martini. È un botanico straordinario, è stato un professore di università, si è occupato di tantissimi aspetti della flora, della botanica, della nostra regione, e quindi è una personalità interessantissima. Perché questo incontro? Beh, a parte l'incontro in se stesso che prende, non ci sono dubbi sul continente, ma è andato a confluire in un momento così interessante della nostra provincia. Il nostro territorio delle Alpi del Mare sta lottando per essere incluso come patrimonio dell'UNESCO, come patrimonio naturale dell'UNESCO in tutte le sue forme. E quindi è perfetta questa nostra conferenza, questo nostro incontro, perché si può parlare di geologia, si può parlare di tutto, ma si può parlare appunto di botanica, si può parlare anche, ed è giusto parlarne, di associazioni che lavorano per il territorio da tantissimo, perché anche noi siamo un fenomeno ecologico, cioè voglio dire. Pregio maggiore della flora imperiese è il suo eccezionale carattere sintetico. Cosa intendiamo con queste due parole? In pratica, una flora incredibilmente ricca. Io sono sicuro che, considerate anche le piante di ambiente subdesertico o desertico addirittura, perfettamente acclimatate qui lungo la costa, e i giardini botanici Embori ne sono uno splendido esempio, circa metà della flora italiana sia rappresentata anche nell'imperiese. Come mai tanta ricchezza? Innanzitutto ci sono specie esclusive o sottospecie esclusive o quasi di questo distretto, che è collegato strettamente con le Alpi Liguri della provincia di Cuneo o le Alpi Marittime francesi. Quindi se noi prendiamo questo unicum, noi abbiamo una flora autoctona esclusiva. E poi dovete sapere che non ci sono soltanto gli unni che migrano o i mufloni che dall'Iran arrivano anche da noi, ma anche le piante lo fanno silenziosamente in tempi lunghissimi. Questa zona si trova al crocevia tra diversi domini, quello mediterraneo, quello eurasiatico e anche quello artico-alpino, delle zone a latitudine più settentrionale. E tenete presente che le glaciazioni qui non hanno sterminato nessuno. Se voi andate in Scandinavia, voi trovate una flora banale che si trova in un sacco di posti sempre ad elevata latitudine, perché la Groenlandia ancora 20.000 anni fa si trovava, la Groenlandia, la Scandinavia si trovavano ancora 20.000 anni fa sotto 2 chilometri di ghiaccio, per cui se avevano delle specie vegetali proprie sono state sterminate. Qui le glaciazioni sono rimaste molto alla periferia, per cui non hanno sterminato assolutamente nulla. Conoscete questo signore Clarence Bicknell, una persona veramente straordinaria nella sua umiltà. Pensate che quando era ormai invalido si limitava a sferruzzare, aveva imparato a fare la calza e faceva calzettoni per i militari italiani impegnati al fronte al fine della prima guerra mondiale. Pensate che persona era. Ebbene, lui sotto un titolo che è negativo perché è troppo modesto, Flora Bordigheran Sanremo, perché in realtà lui ha studiato un territorio di 330 km quadrati. Nel 1896 ha pubblicato questo catalogo, che è un esempio veramente preclaro di chiarezza e di approfondimento. Lasciamo perdere quello che ha scritto in inglese, ve lo dico in italiano. Non c'è parte in questo distretto che non possa essere visitata da un buon camminatore con l'assistenza di una carrozza, siamo nel 1896, nell'ambito di un'escursione di un giorno e,
con una partenza mattutina, uno si può trovare tra larci, genziane e stelle alpine in un mattino d'estate e la sera raccogliere oleandri e pancrazium presso il mare. Carattere sintetico della flora. Cos'è un pancrazium? Ho pensato che forse qualcuno non lo sa, è il giglio marino che vi mostro qui. E ora, interpretate le immagini, è bene che ci sia un pochettino di luce, se fosse buio lo vedreste ancora meglio. Una dimostrazione del carattere sintetico della flora dell'Imperiese ve la dà una visita agli splendidi giardini botanici Embury, dove trovate per esempio il cuscino della suocera. Le suocere mi scusino, non sono io che l'ho battezzato così. Poi parliamo degli adattamenti all'ambiente, perché vedete, queste piante ci evitano, coltivate non solo ai giardini Embury ma anche in altre zone così dell'Imperiese, di dover fare migliaia di chilometri di viaggio per apprezzarle nel loro ambiente tipico e con tutto il retaggio di adattamenti all'ambiente che possiedono. Siccome ci sono anche discorsi sugli adattamenti all'ambiente, lo rivedremo, adesso andiamo avanti. Parliamone quando ci sono gli adattamenti all'ambiente, cerco di recuperare. Ecco, per esempio questa stapelia è allo stato spontaneo nel deserto del Kalahari in Sudafrica. Anche qui un'ira di Dio di adattamenti all'ambiente, ma quello che mi preme sottolinearvi è il mezzo veramente luciferino per attirare gli scarsissimi insetti che devono visitare i fiori portando a destinazione il polline e favorendo quindi la fecondazione. Sapete che il polline poi evolve nell'elemento fecondante maschile e quando si venne scoperto che c'era questo immondo connubio sessuale fra l'evoluzione del polline, la cellula uovo nel fiore, per la Chiesa Cattolica fu un tracollo, perché le piante erano state viste come la purezza assoluta e invece facevano le cose brutte pure loro. Scusate la digressione, ma è per tenere un pochettino allegro l'uditorio. Cosa ha escogitato questa stapelia nel corso dei millenni? Semplicemente la capacità di realizzare dei fiori che in primo luogo sembrano una fetta di fegato e in secondo luogo emanano una puzza nauseabonda di carne andata male. Per noi è nauseabonda, ma per le scarsissime mosche del deserto sudafricano sono una promessa di pappa. E si sono viste queste mosche con il loro ovopositore depositare proprio le uova nello spessore dei petali di questo fiore. Vedete che razza di astuzie riescono a mettere in atto i fiori così silenziosi e discreti, ma ne vedremo altre che lasciano veramente a bocca aperta nel capitolo degli adattamenti all'ambiente. Un altro adattamento è la fioritura vistosissima per attirare appunto gli insetti pronubi che possano vederla da lontano. Però questi fiori perdono rapidamente acqua e le piante di ambiente subdesertico hanno bisogno di tesaurizzarla, quindi la fioritura dura veramente 2-3 giorni in questi casi. Questa è una echinopsis di zone subdesertiche dell'Argentina. Mi scapperà qualche nome latino, vi invito cordialmente a farli entrare da un orecchio, a farli uscire dall'orecchio dall'altra parte e a conservarmi l'amicizia. E adesso trasferiamoci sui Monti Toraggio e Pietravecchia, dove voi trovate la sassifraga a foglie opposte. Per carità, i fiori sono piccini, ma lo sforzo di questa pianta, guardate come sono piccole le foglioline, il verde che compare un po' in alto e un po' in basso, lo sforzo di questa pianta è di diventare tutto fiore quando è il momento della fioritura. Noi la troviamo sulle grandi Alpi, la troviamo in varie zone della terra, ma sapete perfino dove la troviamo? Sulle coste settentrionali della Groenlandia, ad appena 6 gradi di latitudine dal polo nord. Per cui il polo nord è dall'angolo a sinistra in alto. Che questa pianta riesca a vivere ad appena 6 gradi di latitudine dal polo nord e si trovi sui Monti Toraggio e Pietravecchia, entro Terra di Bordighera, Imperiese, vi dimostra
l'eccezionale ricchezza della flora con questo semplice esempio. Allora, come vi ho organizzato il discorso? Vistosità della fioritura, questo lo capiamo tutti, rarità lo capiamo tutti, piante di ambiente desertico perfettamente acclimatate, e abbiamo sfiorato l'argomento, lo concludiamo molto rapidamente in seguito. Piante artico-alpine, cioè piante della Scandinavia, della Siberia, del Nord America estremo e così via, che sono prossime al mare. Io capisco che un orso bianco fa più sciato se lo vediamo prossimo al mare, però dobbiamo avere la sensibilità di capire che anche queste piante sono veramente molto importanti nell'arricchire la flora complessiva dell'Imperiese. Però ci sono anche notevoli risalite di piante mediterranee ad alta quota, e ho trovato un connubio incredibile che poi vi mostro. No, non vi mostro il connubio, vi mostro i due che si sono messi insieme, e lì vi dico già che è come avere l'orso bianco e il dromedario nella stessa fessura di roccia, solo che non l'ho fotografato perché per l'orso bianco l'inverno qui è mitissimo, lui esplode quando per il dromedario è ancora troppo freddo, e allora l'ideale sarebbe poter dimostrare tutti e due fioriti, ma capite che questo non può avvenire. Ve lo mostrerò. Poi il grande capitolo degli adattamenti all'ambiente, e ne parlerò poco perché ci vorrebbero diverse ore per affrontare adeguatamente l'argomento. Vi parlerò di specie medicinali anche velenose, semplici flash, e ho preferito mettere a parte e non inserire nella vistosità della fioritura le orchidee, che hanno un valore particolare a cui tutti noi siamo molto molto legati. Vistosità della fioritura, ovviamente per me il fiore più vistoso dell'Imperiese nella flora spontanea è la peonia, che fra l'altro è anche una sottospecie di una specie a più ampia diffusione, che si trova su Pietravecchia, sul Toraggio e poi nelle Alpi Marittime francesi. Poi questa sottospecie manca in tutto il resto del mondo, la sottospecie villosa della peonia. E questo fiore io l'ho misurato e aveva un asse maggiore di 12 cm e un asse minore di 10. Pensare che i vivaisti non ci hanno assolutamente operato per ottenere un fiore di queste dimensioni, ma che è un prodigio della flora spontanea, mi commuove profondamente. Ma come non bisogna far parlare della Juventus un tifoso sfegatato della Juventus, che io aborrisco tutto il calcio, così non si deve far parlare dei pregi della flora uno che stravede per i pregi della flora. Quindi se volete fare un po' la tara su quello che vi dico, però credetemi, mi sforzo di rimanere equilibrato e corretto. Il giglio pomponio è fantastico, lo rivedremo perché è anche una pianta abbastanza rara, quindi è giusto che compaia anche nella rarità. Guardate che bello. Questi due esemplari li ho fotografati sopra Bugio. Il giglio rosso di San Giovanni, ben noto. Il giglio martagone, anche questo ben noto. Ma sono belle anche le infiorescenze dell'astro delle Alpi, con i suoi fiori a linguetta del bordo e con i fiori centrali gialli, che quelli a linguetta del bordo hanno l'ovario, sono solo femminili, quelli centrali gialli hanno sia la parte maschile sia la parte femminile, però maturano in modo sfasato, in modo da cercare di evitare che avvenga una autofecondazione. Com'è bene che noi non ci sposiamo tra cugini e Dio ci scampi tra fratello e sorella. No, perché si potenziano i caratteri negativi così, se compaiono in entrambi i partner a livello di corredo cromosomico. Il papavero delle sabbie, preferisco chiamarlo così piuttosto che papavero cornuto, perché no, è cornuto il frutto, ma uno potrebbe equivocare. Il papavero delle sabbie è un'altra meraviglia che un tempo popolava le spiagge liguri, quindi avevamo il giglio marino
tutto un lenzuolo bianco e il papavero delle sabbie una bellissima tovaglia gialla. E ormai è rimasto veramente poco. Anche questo l'ho fotografato sulla vecchia ferrovia. Però ecco, il cisto biancheggiante è comunissimo, ecco. Però sono belli anche i suoi grandi fiori con i petali un po' membranacei, sembrano stropicciati. Lo rivedremo. La cineraria marittima, anche lei molto bella, e l'aquileggia di Bertoloni, di cui parleremo anche, bisognerebbe parlarne, per la vistosità della fioritura, per la rarità e per gli adattamenti all'ambiente. Dirò tutto poi quando ricomparirà. Qui la vedete nel suo aspetto naturale sul Monte Toraggio. La campanula medium è una delle campanule più vistose. Adesso mi viene il singhiozzo. La sassifraga lingulata con questa infiorescenza e con centinaia di fiori, non esageriamo. Alle volte il pregio della vistosità della fioritura è ottenuto da una miriade di fiorellini, come nel caso di questo garofanino di montagna, Monte Pietravecchia. E veniamo alla rarità. Voi direte, beh, ma questa è una piantina banale, fiorellini così a 5 petali bianchi, ne siamo pieni. Questa è la maggiore rarità delle Alpi Liguri, per i caratteri che ha il suo seme e che sono tutti diversi dalle altre specie dello stesso gruppo e che testimonia quindi questo carattere, questa diversità, l'antichità di questa pianta, perché tutti i termini intermedi tra lei e le altre specie dello stesso gruppo sono scomparsi già nella notte dei tempi. E la meringia di Le Brun, un botanico francese morto ormai da quasi 200 anni. La meringia di Le Brun si trova soltanto in 4 località, due valloni della Val Roya in territorio francese e 2 qui nell'Imperiese. E questa euforbietta piccolissima l'ho scoperta sui questi piccoli ghiaioni a elementi minuti sia su Pietravecchia sia sul Toraggio. È l'euforbia di Vallino. Lei cresce in 4 località pure lei, 2 nelle Alpi Cozie, 2 nelle Alpi Marittime Francesi, vi evito i nomi, penso non vi interessino, e 2 qui nella provincia di Imperia. Ebbene, questa piantina che nessuno degnerebbe di un'attenzione, perché poi io ve la presento ingrandita, ma è alta 5-6 cm, non di più, questo esemplare, sì. Guardate gli aghi di pino che sono là, in basso a destra, sembrano giganti. 4 località al mondo. Il Phytelma di Balbis, vedete questa abitudine dei botanici che scoprono una specie nuova e allora la dedicano a un botanico che è vissuto in precedenza. Il Phytelma di Balbis cresce in 6 località al mondo, tra la provincia di Cuneo, quindi Alpi Liguri settentrionali, le Alpi Marittime Francesi e l'Imperiese, e questo l'ho fotografato sul Monte Toraggio. E anche lo zafferano della Liguria, questo cresce, è abbondante, ce ne sono dei prati pieni se andate verso Mendatica, è abbondante dal Genovesato fino a Mentone, poi basta in tutto il resto del mondo. È a fioritura autunnale, ma questo è un adattamento all'ambiente. Questa è la campanula di Savona. La campanula di Savona compare sopra Spotorno e finisce in Val Roya. Questa specie di grosso carciofo è una sottospecie endemica delle Alpi Liguri, di pochissimo in 2 posti della provincia di Cuneo e poi nell'Imperiese, in altri 2 posti. È il rapontico di Bicknell. E un tempo se lo mangiavano i montanari perché ha l'aspetto di un carciofino. Quando era proprio molto immaturo lo prendevano, lo bollivano, poi lo mettevano nell'olio, nell'aceto. Solo 4 località al mondo. E adesso vediamo un pochino di migrazioni, sempre un areale molto ristretto.
Però questa è la sassifraga cocleare, la sassifraga cocleare che cresce dai monti sopra Mentone fino a qui sopra nell'Imperiese e poi compare sul promontorio di Portofino. Questa foto l'ho fatta sul promontorio di Portofino e questa sassifraga evidentemente aveva compiuto una migrazione da ovest verso est, arrivando fino a Portofino, e poi tutte le località intermedie l'hanno vista scomparire perché è debolissima come capacità competitive. Perché noi abbiamo l'idea che il mondo vegetale non abbia una grande competizione. La lotta per l'esistenza noi la comprendiamo quando vediamo, non so, il leone che sbrana la gazzella, ma non in un prato è un'immagine che ci dà serenità. Le piante deboli ci sono, e le piante prepotenti pure, e le piante deboli si trovano prima o poi a un bivio: o io mi specializzo tanto da vivere dove non c'è competizione, oppure scompaio dalla faccia della terra. E chissà quante piante sono scomparse dalla faccia della terra. Questa sassifraga, sempre lei che ho fotografato sul versante sud del Monte Pietravecchia, è costretta a vivere dove non vive nessun'altra pianta in questa fenditura, capite? D'altronde tutti gli anni i semi di questa sassifraga cadono nel praticello che c'è sotto, ma inutilmente cerchereste delle piantine di questa sassifraga, perché verrebbero fatte fuori. Se si forma una plantulina dal seme, questa viene uccisa dalle piante del prato che sono molto più prepotenti, capite? E questa invece è la Margherita di Scoidea, anche lei dalle Alpi Marittime francesi fino al Savonese. È strana, senza i petali, diciamo così. Questo è un eliantemo ed è una vera e propria rarità delle Alpi Liguri. Di pochissimo finisce nelle Alpi Marittime francesi e comincia sotto il Monte Carmo di Loano. Non è solo dell'Imperiese, però diciamo che l'Imperiese è proprio il baricentro della sua distribuzione. Vedete, è un arbustino a rami contorti. Certo, un rododendro è più grande, più elegante. Si chiama in latino lunulatum, con queste piccole lunule rosse che sono delle semplici ghiandoline. Eliantemum lunulatum. La viola di Valdieri è presente sulle Alpi Liguri, l'ho fotografata alla gola dell'Incisa, è presente sulle Liguri e poi sulle Marittime, solo che sulle Liguri è su calcare, sulle Marittime è su silice. Sono due cuginette ma della stessa specie. Mentre invece questa che vi presento enormemente ingrandita, perché i fiori sono molto piccini, è la ballota, una ballota che cresce, anche lei antica, che cresce dai monti dell'Imperiese fino alle Alpi Marittime francesi, e è molto lontana dalle altre ballote, tranne due che sono abitatrici dell'isola di Cipro. Ora voi dite: chi le ha paracadutate nell'isola di Cipro? Ma in realtà dovete sapere che fra 10 e 7 milioni di anni fa la nascita di una catena montuosa dove c'era lo stretto di Gibilterra aveva isolato il Mediterraneo dall'Atlantico. Il Mediterraneo è un mare a bilancio idrico passivo. Cosa vuol dire? Che evapora più acqua di quella che portano i fiumi e le precipitazioni, per cui si è prosciugato, si è ridotto a una specie di stagni salmastri un po' qua un po' là. E allora c'erano delle terre emerse su cui i fiori potevano anche migrare. Allora lì doveva vivere un progenitore che poi ha dato origine a tre specie, due sull'isola di Cipro e una nelle Alpi Liguri Marittime francesi. Questa è una piccola nigritella, la nigritella delle Alpi sudoccidentali, la nigritella corneliana. La trovate per Alpi sudoccidentali, io intendo Cozie, Marittime e Liguri. La separazione tra Marittime e Liguri si ha dal Colle di Tenda, a est le Liguri e a ovest le Marittime. E questo è l'aglio a fiori di Narciso.
la fantasia dei botanici è infinita perché non sembrano assolutamente fiori di narciso. Anche lui è una specie endemica, cioè ad areale ristretto, delle Alpi sudoccidentali, e poi la trovate ad Alto Minho, a Valladares, in Portogallo. Ma come ha fatto? Chi l'ha paracadutato lì? Non è mica sfuggito a qualche vivaista, eh? Semplicemente, molti millenni fa, milioni di anni fa, c'era una catena montuosa nella Francia meridionale che raccordava le Alpi occidentali con i Pirenei, per cui le piante d'alta quota potevano fare queste migrazioni in un senso o nell'altro. Ci siamo arricchiti noi e si è arricchita la flora della penisola iberica. Una delle specie delle ombrellifere spinose che vanno sotto il nome di regina delle Alpi, Eryngium spinalba, molto elegante e raccolta molto per composizioni floreali secche. È una specie endemica ligure provenzale. Di nuovo il giglio pomponio, che si trova in una piccola località nell'entroterra di Albenga, poi ricompare nell'Imperiese e poi anche lui finisce il suo areale in Provenza. Ecco, questa piantina biancheggiante è anche lei una specie endemica delle Alpi sudoccidentali. Una volta ho condotto una gita sul sentiero degli Alpini, l'ho fatto per tanti soggetti, anche per il CAI di San Pier d'Arena, dove io ero iscritto. E un amico che si chiamava Biocchi, spero si chiami ancora Biocchi, mi disse: Enrico, ma ci sono tanti di questi cespuglietti con questi bei fiori bianchi, come si chiama? E io gli ho dovuto dire Ptilotrichum alimifolium. Lui ha strabuzzato gli occhi e poi mi ha detto: e per gli amici? E per gli amici? E purtroppo il nome, se è corretto, lo decide lo scopritore della specie. E io sono molto commosso quando guardo questa immagine, perché questo esemplare nasce nel calcestruzzo su un pilastrino sul sentiero degli Alpini. Come faccia a sopravvivere, a fiorire in questo modo tutti gli anni, non lo so. La fritillaria è una fritillaria delle Alpi sudoccidentali, però forse non sapete, la riconoscete in tanti, bravissimi, bravissime. Ma sapete perché si chiama fritillaria? No, semplicemente per gli antichi romani la fritilla era il bussolotto in cui scuotere i dadi prima di lanciarli. Ecco, la genziana ligure, anche lei è una specie endemica delle Alpi sudoccidentali. Voi dite: ma no, ma con questo fiore di genziana ne abbiamo un sacco. Però vedete, le parti del calice, i sepali, nelle altre genziane hanno uno sviluppo triangolare, questa invece è fatta a forma di ferro di lancia, e questa è una caratteristica della genziana ligure, la meravigliosa primula marginata o primula impolverata, anche lei delle Alpi sudoccidentali, ma che è riuscita a compiere una migrazione che l'ha portata anche nell'Appennino settentrionale, ligure emiliano. È un fiore bellissimo. Bella. Ecco, di nuovo l'Aquilegia di Bertoloni. Anche lei ha fatto la migrazione, perché è una ligure provenzale che è arrivata fino nelle Alpi Apuane. E ne ho parlato per accennare alla bellezza della sua fioritura, della sua vistosità. Adesso ne ho parlato per il suo areale, un areale ristretto, quindi una specie endemica. E ne parlo anche per quanto riguarda gli adattamenti all'ambiente, perché voi vedete il ciuffetto degli stami produttori di polline, ma vedete anche che ci sono 5 gallerie che finiscono nell'interno del fiore. Nell'estremità di queste gallerie voi avete le ghiandoline provviste di nettare, e questa è un'astuzia diabolica, perché qualunque insetto che voglia andare a fare la pappa mangiandosi, anzi succhiandosi il dessert e senza pagare, è costretto ad arrivare fino in fondo e anche a strusciarsi con il dorso, con il groppone, contro gli stami, e quindi a impollinarsi per bene. Poi, quando ha voglia di un'altra pappa, va un altro fiore, da un altro fiore così, e completa il pasto, ma anche trasporta il polline con precisione, altro che le poste italiane, dal mittente al destinatario. Questa non è una foto mia, è una foto di un amico che si chiama Remo Bernardello,
che ha fatto il metalmeccanico, poi è venuto a assistere a una mia conferenza, si è convertito alla botanica, ha fatto il forestale, è andato in pensione, è diventato un florista eccezionale e un fotografo eccezionale. E io ho il dispiacere di immaginare quanti hanno delle potenzialità che non possono sviluppare perché sono costretti a fare un lavoro che magari non piace loro, e la nostra comunità è più povera per queste carenze. Lui invece ha avuto successo, sono contento per lui. Questa è la viola di Jordan, che cresce solo sul gran mondo. Mi ha attaccato la tosse. Qui da noi nell'Imperiese, ma in tutta Italia, e poi nella Francia meridionale, ed è una viola di dimensioni mostruose, perché il suo fusto può arrivare anche a 70 cm di altezza. 50-70, certo, è un fusto che si appoggia e striscia, quindi è lunga, non è alta. Questo schifetto si chiama Timelea dioica. Voi dite, è vero, perché ci mostri dopo averci fatto vedere tante bellezze questa cosa qui? Bene, cercatela in tutta Italia, la trovate in tutta Italia soltanto sul Toraggio e su Pietravecchia. Poi la trovate nell'Europa meridionale occidentale, ma come specie della flora italiana è una rarità assoluta. Vedete la ricchezza della nostra flora. Passiamo molto rapidamente a vedere le meraviglie della flora esotica. Cos'è secondo voi questo? Un cactus, un'euforbia oppure che cosa? Ma accidenti, ma mi fate venire i complessi di inferiorità, eh? Sapete com'è facile riconoscere le euforbie dai cactus? No. Intanto se le spine sono a due è un'euforbia, perché sono le stipole, quelle che sono ai lati del picciolo, per esempio nei piselli, molto più sviluppate. Ma poi c'è un mezzo empirico ancora più semplice, perché basta che con l'unghia incidiate, per carità, non più di un centimetro di questi fusticini, e compare una goccia di lattice. Le euforbie ce l'hanno, e i cactus, che hanno anche ciuffetti di spine, non due, una a destra e una a sinistra, non l'hanno. Il fico d'India, ben noto, che merita anche di essere citato fra le specie molto vistose. È certo che questi vegetali sono degli istrici del mondo vegetale, però poi si ingentiliscono più degli istrici, perché basta che sia il momento della fioritura e compaiono in mezzo alle spine. Ora, il cuscino della suocera, prima di tutto ha una forma sferica. Perché è già un adattamento all'ambiente questo? Perché la sfera è il solido geometrico che abbina il maggiore volume di materia vivente alla minore superficie. Per le piante di ambiente desertico, comunque per le piante di ambiente molto arido, è molto importante poter avere una superficie ridotta, perché la superficie è proprio quella zona da cui si perde acqua e loro l'acqua la devono tesaurizzare. Ci riescono con tanti accorgimenti, per esempio questi, se io riuscissi a mettere uno dietro l'altro tutte le radici che sono sotto nel terreno, e poi anche i peli radicali che sono quelli che succhiano e sono microscopici, ma guardate che un esemplare come questo supererebbe i 100 km di lunghezza dell'apparato radicale. Oltretutto le piante di ambiente desertico tendono ad avere un radicione che va giù verticalmente per raggiungere la falda, che magari è 40-50 metri sotto il livello del terreno. È una selva incredibile di radici nei primi centimetri di spessore del terreno stesso, che quindi catturano l'acqua di rugiada, perché i deserti, anche quelli caldi, hanno degli sbalzi termici tremendi, perché non c'è la vegetazione che rende uniforme relativamente la temperatura, e di conseguenza di giorno 50 gradi e di notte zero, però dura poco, e allora loro sopravvivono. E quando di notte zero quel poco di umidità, di vapore acqueo, diventa gocciolina, e allora queste radici superficiali lo possono raccogliere. Altri adattamenti all'ambiente: le foglie sono la superficie traspirante per eccellenza, e quindi bisogna ridurle. Ecco perché le foglie nelle piante di ambiente desertico diventano spine.
Ma allora, se le foglie diventano spine, non possono fare la fotosintesi clorofilliana, che è il procedimento con cui loro si nutrono, con cui le piante si nutrono. E allora deve diventare verde il fusto. Ma c'è un rischio, i deserti sono ambienti col vento. E allora è molto meglio, lo vedete bene negli esemplari di destra, avere non una superficie sferica omogenea, ma delle cuspidi e delle sinuosità interne, perché in questo modo si generano dei microambienti sul fondo di queste vallecole dove si può raccogliere un pochino più di umidità. E questo aiuta anche a raccogliere l'acqua di rugiada. Poi capite che la sommità di queste piante è colpita da un sole dardeggiante tremendo, e allora è bene che lì ci sia una maggiore concentrazione di peli, e è meglio ancora che questi peli siano bianchi, perché riflettono di più i raggi solari. Perché guardate, nelle piante i peli non sono la pelliccia che deve difendere le piante dal freddo. La pianta è esoterma con l'ambiente in cui vive. I peli sono un mezzo per creare un microstrato di aria ferma a contatto col corpo del vegetale, in cui la traspirazione sia rallentata. Sono un mezzo per tesaurizzare l'acqua, per disperderne il meno possibile. È un mezzo ad altissima efficienza se questi peli sono anche bianchi e riflettono i raggi luminosi. Il timo, lo vedete sulle roccette sopra il mare, qualche volta gli arriva addosso anche il salino. Sì, ma sapete dove l'ho fotografato io questo? A 1930 metri sul mare, sul Monte Pietravecchia. Ed è proprio il timo il dromedario di cui vi parlavo, perché a 1550 metri, arrampicandomi su un valloncello, lasciando il sentiero degli alpini, ho trovato una fenditura in cui il timo, come pianta, coesisteva con la sassifraga a foglie opposte, l'orso bianco della Groenlandia, capite? E questo connubio incredibile ce l'ha soltanto l'imperiese in tutto l'arco alpino. Qui non si tratta di essere sciovinista botanico, lo sono, però si tratta di riconoscere i meriti del nostro territorio, perché poi come ceppo io vengo da Cervo Ligure. Il Monte Toraggio sullo sfondo e il vicino Monte Pietravecchia. Voi non immaginate, ma queste due montagne, per abbondanza di specie endemiche, sono i due monti più importanti di tutta la catena alpina. E quando in un congresso internazionale io dissi quali pregi custodivano queste due montagne, 1971 metri sul mare il Toraggio, 2039 il Pietravecchia, solo il professor Pignatti di Trieste, poi trasferitosi a Roma, mi disse che alla lontana il Monte Baldo poteva un po' ricordare. Il Monte Baldo lo conoscono tutti, il Toraggio e Pietravecchia lo conoscono pochi a Cepicchia. Guardate com'è arcigna la parete sud-est del Monte Toraggio e quell'intaglio che si intravede in alto, che è un pezzettino del sentiero degli alpini. Questa parete è il frutto di una gigantesca frana, perché la parete originaria la vedete un po' sulla sinistra, ma tutto il resto, quel liscione di roccia che va giù, non diciamo perpendicolare, ma su un pendio molto molto inclinato, è la superficie di distacco della frana. E non avete idea di quello che c'è per la flora su queste montagne, perché alla fine della mia ricerca io ho trovato quasi 70 specie endemiche su questi due monti. Clara Rötlisberg, io ho portato sul sentiero degli alpini la Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Biogeografia, la Società Botanica Svizzera, anche te sì, il Conservatorio Botanico di Ginevra, l'Istituto Botanico di Monaco di Baviera, la Società Botanica Svizzera, membro della Società Botanica Svizzera era Clara Rötlisberger, 74 anni. Ora dovete sapere che li avevo prima portati in Valpesio, poi avevo valicato il Colle di Tenda, eravamo una fila di macchine, e una signora che guidava si è addormentata e ha picchiato
con lo specchietto contro una roccia. A questo punto ho spiegato agli altri partecipanti come dovevano fare a raggiungere Molini di Triora e Triora, dove c'erano i due alberghi dove sarebbero stati ospitati, e mi sono messo al servizio di queste due persone piuttosto colpite, ecco, con i nervi tesi dopo quello che era successo. Siamo andati insieme a Ventimiglia e ho trovato loro un riparatore che poteva procurare la mattina successiva uno specchietto. E poi ho raggiunto gli altri partecipanti, a parte il fatto che mi sono trovato di fronte a una situazione che non avevo previsto, perché gli svizzeri francesi mi avevano chiesto dov'è che si mangia meglio. Ho detto: guarda, si mangia meglio tutti e due i posti, però nell'albergo dove si mangia meglio vi trovate a Molini di Triora, più ancora che a Triora. Però voi siete destinati a Triora. Quando ho raggiunto il resto della squadra ho scoperto che i francesi si erano messi a Molini di Triora e hanno mandato quelli della Svizzera tedesca su a Triora. Vabbè, facciamo il sentiero degli alpini, ma sì, ma è stato tutto un teatrino, perché poi io parlavo, se una pianta si chiama Plantago fuscescens, se dicevo Plantago fuscescens non mi capivano né gli svizzeri di lingua francese né gli svizzeri di lingua tedesca, perché agli svizzeri di lingua francese io dovevo dire Plantago fuscescens e agli svizzeri di lingua tedesca Plantago fuscescens, ecco. Vabbè, gli inglesi sono peggio, perché loro dicono viola canina per la viola canina, capito? Lasciamo perdere. Comunque, l'indomani il gruppo doveva raggiungere le Alpi Marittime francesi, dove c'era il collega Robert Salanon che le avrebbe presi in carica e io mi sarei aggregato dopo. Ma mi sono messo a disposizione dei due che non avevano potuto fare sentiero degli alpini. Al momento di separarmi dal gruppo, Clara Rettlisberger mi ha detto in francese che rimpiangeva di dover andare in Francia, voleva fare di nuovo lo stesso itinerario con me e chissà quante altre meraviglie avrebbe scoperto. Il dottor Hützli, dello stesso gruppo, doveva tornare in Svizzera l'indomani, 76 anni. Salgo da Molini di Triora a Triora, lui scende, ferma la macchina, allora mi fermo anch'io, blocco, lui scende, mi abbraccia e mi dice: signor professore Martini, il più bel itinerario botanico della mia vita, grazie, grazie. E poi è ripartito. Queste cose a me scaldano il cuore, molto di più di quello che scalda il cuore ai professori universitari classici che, se riescono a mettere in cattedra un loro assistito, anche se non vale niente, sono tutti contenti. Io lascio a loro questi orgasmi psicologici e intellettuali, a me interessa aver ricevuto questi. Infilati tutti i dati sull'endemismo nelle Alpi Liguri e Marittime, guardate dov'è che si è sviluppato il punto più elevato di questa concentrazione. Vedete al centro, ma appena spostato sulla destra, a mezza altezza, tutta una serie di anelli che si addensano, Toraggio e Pietravecchia. Poi ce n'è un altro di addensamento in alto, dal Mongioia al Marguerais, però su una superficie enormemente più vasta, capite? Questo per dirvi il valore dal punto di vista della botanica, ma anche della scienza in generale, della flora dell'Imperiese. Nutrizione: noi sappiamo che le piante verdi si nutrono grazie alle clorofille, che sono due, nelle piante superiori e nelle alghe verdi, clorofilla A e B, realizzando quel processo che si chiama fotosintesi clorofilliana, che in realtà è un insieme di centinaia di reazioni chimiche, ma che possiamo sintetizzare molto semplicemente in acqua più anidride carbonica più energia luminosa uguale zucchero più ossigeno. Vorremmo averne di gas di scarico come l'ossigeno, purtroppo quelli che abbiamo, che produciamo con le nostre macchine, sono assai peggiori, eh? L'energia luminosa viene captata dalle clorofille e viene trasformata in energia chimica e ricompare nello zucchero. Questa è la base della vita, della nutrizione per miliardi e miliardi di esseri viventi. Lasciamo perdere la nutrizione classica di queste piante verdi. Ci sono anche casi particolari, per esempio questa è la pinguicula che vi ho mostrato all'inizio.
C'erano delle professoresse che mi dicevano: professore, ma questa pianta carnivora allora gli insetti li digerisce col fiore, che ha questo aspetto come una bocca. E io dovevo dire: signore, sarebbe una pianta carnivora assai scema, perché mangerebbe proprio gli insetti che devono farle il favore di portare il polline da un fiore all'altro. No, le trappole sono le foglie che hanno tutta una serie di adattamenti all'ambiente. Sono fatte come delle grondaie, hanno delle ghiandoline adesive e altre microscopiche, ma anche le ghiandoline adesive le vede uno che ha degli occhi particolarmente in gamba, e altre microscopiche che secernono un succo digestivo. Con questa forma a grondaia neanche il Reinhold Messner degli insetti riesce a superare questi strapiombi, ed è costretto a lasciarci digerire mentre è ancora vivo. È una morte molto brutta che si svolge nell'indifferenza delle altre piante e animali circostanti. Bello questo. Ecco, questo qui, una volta un notaio mi ha fatto un atto a Diano Marina e mi ha detto: professore, lei ci ha fatto conoscere l'ipocisto sul gran mondo. Questo è l'ipocisto. È una pianta che non ha la clorofilla, vedete, perché le piante, la pinguicola che vi ho mostrato prima, le foglie le ha verdi, è soltanto che non ha i sali minerali azotati che le consentono di formare le sue proteine, perché vive nei pantani dove mancano quei batteri, o sono pochissimi i batteri che sono in grado di produrre questi sali minerali, e allora l'azoto lo prendono dalle prede animali. Questo non ha neanche la clorofilla o le clorofille, e quindi è costretto a parassitare una pianta che si è già nutrita con la fotosintesi clorofilliana. E dalla base del fusto si distacca un radicione in genere cilindrico che va a toccare il cisto, la radice del cisto, e va proprio nel tessuto in cui scorre la linfa elaborata, quella ricca di zuccheri, e gli ruba il mangiare. Questo è un parassitismo occulto. Se lo vedo dico che bello, ma non mi rendo conto che questo qui è un dannatissimo parassita che vive a spese di un altro essere vivente. Questo invece è un parassitismo che è palese, quello della cuscuta. Ha dei fiorellini minutissimi che non si vedono neanche qui nell'immagine, ha questi rametti flessuosi. Anche qui non c'è il colore verde della clorofilla, e lei parassita a seconda delle specie, certe sono di bocca buona, certe sono molto selettive. Questi sono casi di oloparassitismo, di parassitismo totale. Poi ci sono i casi di emiparassitismo, il parassitismo parziale. Quello del vischio, vedete, è verde ed è un parassitismo parziale, perché lui la fotosintesi se la può fare, ma non ha più, ha perso nel corso dell'evoluzione della specie le radici per succhiare dal terreno, e allora deve vivere su una pianta legnosa. Però c'è un problema, perché se i semi, se i frutti cadono sul terreno, le plantule muoiono subito, perché non possono svilupparsi, non hanno le radici per succhiare, e allora il vischio è costretto a cercare di trattenerli sulla corteccia dell'arbusto dell'albero. E come fa? Sì, certi cadono, e se il vischio è fortunato finiscono tra due placche di corteccia, ma la regola no, è che rimbalzino e cadano a terra. Allora lui attira gli uccelli con i frutti, che sono bianchi in genere, bianchicci, e sono zuccherini. Gli uccelli se ne cibano, però sono anche un po' adesivi, e allora loro si sentono i bordi del becco allappati come se avessero mangiato un caco acerbo. E allora cosa fanno? Si sono visti gli uccellini saltellare sui rametti e fare un movimento col becco come lo si faceva un tempo noi per affilare i coltelli, verso destra, verso sinistra, verso destra, verso sinistra. Ma non è finita qui l'astuzia del vischio, sarebbe troppo poco. Cosa fa? Queste sostanze zuccherini sono mescolate a giorno a protezione da virus, ma vai a quel paese, no, non lo vedete perché è nella porta, sono mescolati a sostanze che sono un po' irritanti. Quando l'uccellino fa i suoi bisognini, gli brucia il sederino, e si sono visti gli uccelli sfregare per grattarselo
sfregare contro le placche della corteccia del sederino, per cui tutti quei semi che avevano preso la via dell'apparato digerente possono benissimo essere bloccati nelle fenditure della corteccia. Il mondo vegetale ne sa una più del diavolo. Vedete, il vischio può veramente danneggiare. Questo pino silvestre l'ho fotografato a Gotha, ma ci sono anche esemplari di vischio della sottospecie che va sugli abeti lì a Gotha. Abbiamo già accennato un pochino al trasporto del polline. Le piante acquatiche lo affidano all'acqua, ovviamente, e le piante primitive lo affidano al vento. Le piante evolute invece attirano i portalettere, perché se io affido al vento una lettera, posso sporgermi sul poggiolo e buttarla giù, ma ce ne vuole prima che una lettera così vada a buon fine, vada al destinatario. E invece le piante che affidano il polline a insettini, anche uccellini, perché il colibrì si nutre così, sono molto agevolate, possono produrre poco polline. Le piante che invece affidano il polline al vento devono disperdere tesori di energia chimica, perché ne devono produrre miliardi. Un bel castagno produce anche 12 miliardi di granelli pollinici. E anche la regina delle Alpi, vedete, fa succhiare la vespa, e anche la cavalletta è lì che aspetta il suo turno. Oppure ci sono proprio delle ghiandoline, questa è la Parnassia, gli stami produttori del polline sono centrali e coprono la parte femminile, invece quelle specie di ventaglietti un po' giallini in cima sono tutte ghiandoline di nettare con le quali gli insetti si possono sfamare. Altra astuzia: ad alta quota l'aria è rarefatta e gli sbalzi termici possono essere cospicui. Basta una nuvola che copre il sole e sentiamo più freddo. E come fanno allora gli insetti, che devono avere la temperatura collegata con l'ambiente esterno? Diventerebbero torpidi e magari un uccellino se li potrebbe mangiare. Che astuzia ha escogitato questo anemone alpino? Io mi faccio un bel fiore a forma di paraboloide e con i petali bianchi, per cui i raggi solari rimbalzano tutti contro l'interno dei petali e mi vanno a scaldare la parte produttrice del polline e anche la parte femminile. Quando arriva la nuvola, io dico agli insetti: venite qui che c'è un appartamento con il riscaldamento incorporato e non pagate niente, capito? Quanto sei buffo. Io mi entusiasmo a vedere queste straordinarie abilità, capite? Questo è il camedrio alpino, anche lui, questo l'ho fotografato sul Saccarello, anche lui ha questo adattamento particolare, ma ce ne sono tanti, però l'adattamento più straordinario è quello delle ofridi, secondo me. Questa si chiama ofride della via Aurelia, Ofris Aurelia. Un'altra molto simile è l'ofride di Bertoloni, Ofris Bertoloni. Queste ofridi hanno sviluppato una specie di petalo che si chiama labello, non ce l'ha detto lui, sono i botanici che l'hanno battezzato così, che scimmiotta l'addome peloso di un imenottero, vale a dire di una vespa, di un'ape, di un bombo e così via. E certi maschi in vena di avventure galanti lo vedono da lontano e dicono: ma quella è l'anima gemella, e ci si precipitano. E in più, sull'ofride della via Aurelia, sull'ofride di Bertoloni, vedono un meraviglioso specchietto in cui loro malamente si specchiano e dicono: sì sì, è proprio l'anima gemella. Poi si rialzano scornati, insoddisfatti, ma beccaccioni, come certi maschi, non diciamo tutti per carità, sono pronti a ricadere nello stesso inganno quando trovano un altro fiore simile e portano il polline a destinazione. Voi mi dite: sì, ma questi sono proprio dei beccaccioni. Ma guardate che i fitochimici hanno scoperto che nell'interno del fiore ci sono delle ghiandoline che producono i feromoni tipici delle femmine degli imenotteri da ingannare, cioè le sostanze chimiche odorose che il corpo delle femmine diffonde nell'ambiente esterno. E allora hanno una scusante, perché questi non capiscono più nulla. Poi veramente si chiedono: ma dov'è la femmina? Ma intanto si sono impollinati, capite?
Vedete che razza di ponte fra il mondo vegetale e quello animale, un mondo vegetale che non ha nemmeno occhi e cervello per capire come sono fatti gli insetti che deve ingannare. Ma queste sono cose strabilianti, secondo me. I peli, ne abbiamo già parlato, servono per ridurre la traspirazione, lasciamo perdere. Comunque questa è un'altra specie endemica. Quindi la stella alpina, fotografata sul toraggio qui, non è provvista di pelliccia, è provvista di un mezzo per risparmiare l'acqua. Così come, esempio della soldanella, la precocità della fioritura. La soldanella comincia prima, a volte buca la neve perché ci sono reazioni chimiche che scaldano e riesce a favorire la fecondazione e a produrre i semi e a disseminarli quando ancora l'erba del prato sente l'inverno, per cui ha la possibilità di avere già svolto il suo ciclo vitale dell'anno. E poi farà un poco di fotosintesi, quella che le riesce di fare, e poi aspetterà la fine dell'inverno successivo. Così come la tardività della fioritura ha lo stesso significato. Vi ho già mostrato il croco ligure, lo zafferano ligure. L'euforbia arborea, anche qui una cosa strabiliante, guardate, ce n'è tantissima qui lungo l'Aurelia, via dicendo. Che caratteristica ha? Ha la caratteristica che nella buona stagione, cosa fa lei? Diventa così. Sembra che una malattia abbia sterminato tutti gli esemplari di una certa specie di arbusto. Non è così, Però per capire cos'è successo dobbiamo chiederci, ma nel mondo ci sono altri posti dove ci sono euforbie simili? Vi dico di sì. Una decina di specie simili alla nostra euforbia arborea si chiama in quella regione dell'Oceano Atlantico che i biogeografi chiamano prosaicamente Macaronesia. Io vorrei sapere perché Macaronesia. Sono le Canarie, le Azzorre, le isole del Capoverde, Tristan da Cunha. Lì ci sono 10 euforbie che perdono le foglie nella stagione secca. Perché lì abbiamo solo 2 stagioni, non abbiamo 4 come da noi. Abbiamo la stagione secca che dura circa 3 mesi e la stagione delle piogge che dura 9 mesi. E a questo punto noi possiamo capire che questa euforbia viene da là. Solo che, eccezionale esempio di memoria lunga, ha conservato questa abitudine pur trovandosi in un ambiente dove le stagioni sono 4. È riuscita a raggiungere le coste dell'Africa e poi ha fatto la migrazione, è arrivato nel Mediterraneo e ce l'abbiamo in casa nostra. Questo strano comportamento, lungi dal presentare negatività, è un vantaggio perché l'euforbia arborea riesce a vivere in ambienti molto molto severi perché sono estremamente aridi, in ambienti molto più idonei per piantine legnose piccole che non per gli arbusti della macchia mediterranea, quindi ha poca competizione. Stiamo per finire. Piante medicinali e velenose. Voi non avete idea delle astuzie che ha messo in atto il genere umano nello sfruttare i vegetali. Queste sono le alghe brune e ce n'è una in particolare, una laminaria, che ha il fusticino che voi vedete ricchissimo di mucillagini nelle cellule. Sapete come lo utilizzavano? Certe donne al momento del parto non riuscivano a avere la dilatazione e morivano loro e morivano i feti. Sul mare no, perché si aveva la raccolta di questi stipiti, di queste specie di fusticini disseccati, le donne del paese ungevano con l'olio un'estremità, infilavano questo reperto nella vagina e poi per ore e ore e ore facevano colare la goccia d'acqua su questo reperto. Poco alla volta le mucillagini fortemente idrofile creavano una pressione talmente potente all'interno della vagina che avveniva la nascita del feto.
guardate che cosa avevano scoperto. Secondo me, vabbè, abbiamo ingegneri, architetti, bla bla bla, ma degli antichi erano ingegneri, architetti non laureati. Il trifoglio, il comunissimo trifoglio dei prati. Mia moglie, avrete notato, è molto estroversa e ancora più lo era prima dell'incidente che ha subito. Era estroversa anche nelle manifestazioni legate all'entrata in menopausa, con caldane, con sudorazioni, si ritrovava fradicia di sudore e non riusciva a temperarle. Abbiamo avuto un'amica, dottoressa, che dava prodotti di sintesi ma anche prodotti a base vegetale, le ha detto: ma perché non provi col menoflavon? E poi c'è stata l'evoluzione triflavon, che ha estrogeni recuperati dal trifoglio dei prati. Mia moglie in 2 giorni non ha avuto più caldane. Non sarà così per tutte, ci saranno persone sensibili, altre che non lo sono, però per certe persone questi rimedi a base vegetale possono avere un risultato veramente ottimale. Ma io vi cito anche un altro esempio. Foresta amazzonica. Un amico va nella foresta amazzonica e beve l'acqua da una pozza. Naturalmente viene una dissenteria incoercibile, si scariche di eroiche, scusate la prosaicità del discorso, quasi continue, perdita di acqua tremenda, arriva in un villaggetto di indios. E c'è una megera che lo guarda, capisce che cos'ha, nel suo linguaggio gliene dice non 4 ma 16, va al limitare del villaggio, prende una pianta, la pesta in un rudimentale mortaio di legno cavo, ci butta sopra dell'acqua bollente e gli ingiunge di berla. Lui l'ha bevuta e quasi immediatamente, entro poche ore, si è stabilizzato, perfetto, non è diventato stitico, non è continuata la dissenteria, era giusto, capite? Chissà qual è il principio attivo, chissà se c'è ancora, chissà se non è finito, bruciato da quei delinquenti che stanno distruggendo la foresta amazzonica, che ha i 9 decimi del DNA di tutto il mondo. L'iperico, l'olio di iperico in Svizzera, gli ospedali svizzeri lo danno per le piaghe da decubito e altre. E anche l'arnica la si usa come vulnerario anche da noi, ma non tanto negli ospedali, per quello che ne so io, però hanno dei principi validi. Certo, non si può pensare di curare tutto con la botanica, perché se il problema è veramente grave, purtroppo ci vuole la chimica, riconosciamo le cose. Ecco, questo è il bruciaporri, è una papaveracea, ha un lattice arancione. Se voi ve lo date su un porro e continuate per pochi giorni, il porro si dissecca, poi lo distaccate. Dai, davvero? Sì, così. La foglia o il fiore? La foglia. Tutto, foglia e fusto e anche i peduncoli dei fiori. Certo, nel fusto ce n'è di più. Però attenzione, perché le piante ci mettono a disposizione un arsenale che può essere anche pericoloso, bisogna conoscerle bene. Questa è la genziana maggiore, dal cui rizoma si può ricavare un liquore digestivo amarissimo, mi dà fastidio, l'ho provato, ho detto basta. Però ci sono state 3 persone che hanno fatto il liquore di genziana col rizoma del veratro, che ha alcaloidi mortali, e sono morte. Ora vediamo se riesco a tornare indietro. Ma vi sembra che siano confondibili queste piante? Ma anche soltanto il numero dei petali, a parte che sono gialli nella genziana, sono 5 i petali, mentre invece i fiori del verato ne hanno 6 e sono verdastri. Poi sono diverse le foglie, ecco, però 3 persone sono morte. E magari hanno anche del lebro, certo. E magari hanno detto come buono, come digestivo. Questo è l'Aconitum vulparia. Perché vi dico il nome latino? Per quel vulparia, volpe. E il nome volgare è lupaia o lupata, c'entra il lupo. Perché in passato, per difendersi da questi, fra virgolette, nocivi, ma a quei tempi erano problemi veramente,
un impasto di pane, tanto carne così per non sprecarla, e dentro la pianta, un pezzo di pianta di aconito, e risolveva il problema chimicamente. Siamo all'ultimo, le orchidee. Io penso che si può, no, questa a me per esempio non piace, è un po' sfacciata, è la barlia. Sono piante soprattutto mediterranee queste, o mediterraneo montane. Questo invece è il limo d'oro, il nome della specie è abortivum, ma io non so se faccia effetto. Limo d'orum perché puzza di fango. La bella orchidea piramidale. La gimnadenia delle zanzare. Perché delle zanzare? Guardate il fiore di traverso proprio in basso, vedete che ha un lungo sperone che diventa sempre più piccolo a destra, in basso. E beh, la fantasia dei botanici è infinita, hanno deciso che ricordava l'addome di una zanzara, per cui l'hanno chiamato in italiano gimnadenia delle zanzare. Questa invece è la Serapias vomeracea, che è dedicata come le specie simili a una divinità egiziana, Serapide, e questa è la Serapide negletta. La Cephalanthera rubra, che ha fiori che sembra facciano, che intreccino un leggiadrissimo balletto. Una delle orchidee che vanno sotto il nome di Concordia, una dactilorisa perché ha le radici a forma di dito. L'orchidea sambucina, che è presente sia con fiori sul violaceo, rosso violaceo, sia con fiori gialli, come ci sono i biondi e i castani da noi. Possono crescere anche insieme, vedete. La listera ovata, molto ingrandita, questa è un Epipactis, e le borine, questa è l'Atro Rubens, guardate che belli i suoi fiori poi messi in posizione, un altro esemplare. L'orchidea globosa, il ballerino, basta un refolo di vento e questi labelli si muovono tutti. I francesi sono più lugubri, lo chiamano l'impendu, l'impiccato. L'orchidea purpurea, questa è l'Orchis militaris, battezzata così da qualcuno che ce l'aveva con i militari di carriera, perché sembra che ci sia un corpo con una testa piccolissima e un elmetto gigantesco, come dire, avete, voi militari avete un cervello infinitesimo. Comunque l'hanno chiamata, ma è Linneo che l'ha chiamata Orchis militaris. L'orchidea scimmia, con la coda un po' più lunga, sempre con braccia e gambe. Questa è l'orchidea della Provenza, ma poi si trova anche in tutta la Liguria. Questa è l'orchidea ovale, simile alla mascula. Questa invece è l'orchidea strinata o bruciacchiata, perché i fiori che si devono ancora aprire hanno questo colore brunastro. Questa è l'orchidea pallida, Monte Pietra Vecchia. Questa è la tridentata. E le Ofris sono le più strane di tutte. Questa l'ho fotografata sopra Cervo Ligure, l'Ofris fusca, con il fiore non proprio bellissimo, vabbè. L'Ofride gialla, anche questa sopra Cervo Ligure. Adesso inutilmente le cercheremo, è tutto un arbusteto con un po' di pineta a pino d'Aleppo. Il fior ragno, il fiore dei fuchi, Ofris fuciflora, con un labello incredibilmente ornato, fra gli olivi acervo, sempre lei, e le Ofris, questa è sempre l'Ofride della Via Aurelia, che in dialetto viene chiamata Augelincus specie, uccellino che si specchia. Questa ve l'avevo già mostrata. Il fiore delle api, con questo labello che sembra una bocca che sghignazza, con le orecchie basse basse, pelose, stile Onorevole Andreotti, che Dio l'abbia in gloria, con due occhi piccoli piccoli che sembrano irridere
all'insetto che deve essere ingannato. Abbiamo finito, dai. Grazie a te. Buono, 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 buono.